Allora, volete sapere il perché di questo viaggio? È un funerale. Ma come un funerale, direte voi? Eh sì, signore e signori, è un funerale. Tutti questi personaggi famosi sono qui per seguire un funerale. È stata l'ultima volontà esplicitamente espressa nel suo testamento. Cremazione e dispersione delle ceneri alle prime luci dell'alba al largo dell'isola dove sono nata. Ecco, è questa, l'isola di Erimo, l'isola dove nacque Edmea Tetua e dove la sua anima desidera tornare. Edmea Tetua, la più grande cantante di tutti i tempi, un miracolo vocale, la voce di una dea. Celeste, celeste bianco, blu oltremare, azzurro chiaro, blu oltremare, verde smeraldo, verde azzurro chiaro. La musica le fa vedere come un arcobaleno di colori. Bianco, bianco, bianco. Mia sorella sostiene che ad ogni nota corrisponde un colore. Lo scienziato della Soutière ha accertato che alcune persone sono dotate di questa facoltà che permette la visione cromatica dei suoni. Se mi concede che interferisco, non credo che qualcuno possa provare una simile cosa. Chiunque può affermare che vede i colori. Signor Kunze, è evidente che non tutti possono avere un'anima così sensibile. Non oserei mai dubitare. Volevo dire che è quasi impossibile la testimonianza scientifica del caso. Als ich einmal krank war, habe ich grüne Gesichter gesehen. Ma tutti possiamo percepire i colori della musica. E non solo musica, anche voci sono colori. Tu dici che la mia voce è grigia, ma è sempre grigia? Non sempre. Quando la tua mente ha preoccupazione, la tua voce diventa ruggine. Rosso pruno, la voce del signor capo di polizia invece ha sempre lo stesso colore, come di giallo, opaco, non chiaro. E la voce del nostro generale che colore ha? Vorrei ascoltarla, signor generale. Aber meine Stimme ist halt so. Sicherlich bin ich eben kein Sänger. Questo è strano. Non vedo colore, una voce senza colore. Come di un vuoto, un'assenza. Un'assenza a capo delle forze armate ci preoccupa un po'.